Amici di Vidicorigliano, un saluto. Abbiamo parlato tutta la settimana di Partito Democratico, di primarie per il Partito Democratico. Siamo arrivati alla resa dei conti, anche se ancora non ci sono dati ufficiali, diciamo già da quelli ufficiosi, da quelli che circolano, si può fare un primo bilancio di questa tornata elettorale all'interno del centro-sinistra. Sono in compagnia con Giuseppe Candreva, esponente dell'ex partito e degli ex democratici di sinistra e aderente almeno nella fase costituente al Partito Democratico. Diciamo subito, anche perché è il primo servizio, che nel collegio c'è stato un po' la vittoria del listone, poi una buona affermazione del PDM, mentre a Corigliano, che diciamo, è il paese più grosso del collegio, c'è una situazione un po' anomala, in quanto Sinistra per Veltroni è la prima componente, la prima forza del nuovo Partito Democratico. Si apriranno nuovi scenari, quindi. Ci vuoi fare un commento? Vabbè, il primo commento che voglio fare è che comunque sia a livello nazionale che a livello comunale c'è stato un ottimo risultato, democratico, perché la gente appunto in questa fase in cui l'antipolitica sta dominando, ha dato una risposta comunque che alla classe dirigente vuole politica, vuole un nuovo modo di fare politica. E secondo me, siccome questo è stato un esperimento molto importante, il primo nella storia repubblicana italiana, è chiaro che voglio dire, il segnale è stato importante. 3 milioni a livello nazionale, all'incirca 3.000 a Corigliano, sono un dato importante. Tu prima, giustamente, dicevi prima che a livello di collegio c'è stata una. Voglio dire, si sono rispettati un po' i ruoli, diciamo, le tendenze a livello nazionale, con diciamo, la lista istituzionale, che è stata presentata in quasi tutti i collegi. Ha avuto un ottimo risultato, la Bindi ha avuto anche un ottimo risultato e poi chiaramente all'interno del collegio ci sono state le anime, chiamiamole minori, del Partito Democratico che comunque hanno avuto un buon risultato. A Corigliano l'esito è stato un po' più particolare, ma del resto a Corigliano è una città di 45.000 abitanti dove ci sono molte personalità politiche che si sono avvicinate al Partito Democratico e che hanno un passato, sono riuscite a coalizzare parecchia gente, ed è chiaro che comunque il risultato è stato un po' più variegato e forse un po' più sorprendente rispetto alle altre zone. Ecco, proprio per questo il risultato di Corigliano, diciamocelo chiaro, nasceva anche da un, diciamo, non diciamo regolamento di conti, che è sempre una parola brutta, però una ricerca di un equilibrio all'interno del centro-sinistra e specialmente dei democratici di sinistra, dove ormai tutti sanno, almeno chi segue la politica, c'era una corrente Pacenza e una corrente Genova, e infatti c'era il listone che rappresentava la corrente Pacenza per la maggior parte dei casi e a sinistra per Veltroni che rappresentava la corrente Genova. Diciamo anche che la corrente Genova è stata molto critica in questo periodo con l'amministrazione, quindi a livello proprio amministrativo, a livello pratico, cosa succederà adesso? Ma quello che può succedere a livello amministrativo, questo onestamente non lo so, è una questione che riguarda soprattutto l'amministrazione comunale. È chiaro che comunque chi fa le analisi dei fatti comunque deve trarre delle conseguenze. Il Partito Democratico, se aderiranno tutte le persone, tutti i consiglieri comunali, è chiaro che in Consiglio Comunale sarà la forza predominante e all'interno di questa forza ci sono diverse correnti che devono, tra virgolette, essere. Non dico rispettate, ma quantomeno tenute in considerazione nelle scelte importanti che riguardano la città. Poi tu chiaramente hai fatto riferimento da giornalista un po', un po' diciamo, particolare di esse, però voglio dire, c'era anche un assessore che ha presentato una lista, a prescindere dalla faida, che ha avuto un ottimo risultato, quindi penso che anche questo sia, oggetto di discussione. Chiaro, il Partito Democratico però. A prescindere da questo, da questi eventuali regolamenti di conti, come li hai definiti tu, deve avere la forza di proporre un nuovo schema di fare politica, perché altrimenti, si rimane sempre nelle solite logiche
E purtroppo chi ne avrà poi a, diciamo, ad avere sulle spalle il peso di queste cose sono i cittadini, perché se si fa politica si fa per dare delle risposte ai cittadini. Spero effettivamente che in questa prima fase, che è la fase costituente del Partito Democratico, si riesca a tirare un attimo il fiato e cercare di capire che forse bisogna superare questi problemi che ci sono e all'interno dei partiti e all'interno della coalizione di centrosinistra per dare appunto delle risposte migliori alla città di Corigliano. Ecco, per chiudere, il ruolo dei giovani. Abbiamo voluto come redazione intervistare te per primo, perché nella scorsa settimana abbiamo intervistato solo candidati giovani. Io e te magari ne siamo rimasti fuori, un po' per ognuno per i propri motivi. I giovani, da adesso in poi, realmente, sinceramente, conteranno più di prima nel nuovo partito, perché io lo vedo con un po' di criticità, cioè se già è nato un po' per equilibrare, perché Corigliano non è un caso a parte, secondo me sarà successo in tanti altri comuni che un po', diciamo, le primarie sono anche servite a vedere le forze in campo per poi metterle sul piatto, appunto anche. E la lista di Binti sarà sul piatto della bilancia, quando si andranno a discutere gli equilibri di questo partito. Quindi i giovani poi alla fine ci hanno guadagnato davvero, oppure non cambierà nulla a livello di gestione del partito? Allora, sul tema dei giovani mi tocchi su un tema, insomma, che mi è molto caro, perché io sì faccio parte del DS, ma mi onoravo fino a poco tempo fa, visto una questione anagrafica, di far parte dell'organizzazione giovanile del partito. E siamo stati molto critici nella gestione di questo primo andamento, sia per quanto riguarda le candidature a livello regionale, sia per quanto riguarda le candidature a livello nazionale. Sia noi come giovani del DS, sia come sinistra giovanile che come giovani della Margherita. Io penso una cosa, è vero che in questa prima fase c'è stato più che altro un assetto di equilibri adulto per quanto riguarda il Partito Democratico, però è anche vero che i giovani se vogliono contare devono iniziare un po' più a farsi presenti nella vita politica della città, nella vita politica della provincia e della regione e così via. Non si può sempre lamentare il fatto del mancato ringiovanimento della classe dirigente se poi effettivamente la classe dirigente giovane che potrebbe dare un contributo, o rimane fuori dalle logiche dei partiti o non ha intenzione di impegnarsi. Io penso che i giovani sono una cosa importante, facevo una considerazione l'altro giorno, la faccio oggi qui, il Consiglio Comunale esempio, di Corigliano, su 30 componenti, da 18, 18 di questi, 18-19, sono lì già da 15 anni ed è un dato importante questo, negativo secondo me. Perché se comunque la nostra città ha dei problemi notevoli ed è stata amministrata da destra e da sinistra, questi signori che sono in consiglio comunale da questo tempo, qualche responsabilità secondo me ce l'hanno. Io l'invito che faccio ai giovani, lo faccio, tu mi conosci insomma da un po' di tempo, mi sono impegnato sempre per fare un po' di politica tra i giovani, dovrebbe un po' ritornare a fare politica, fare sentire le proprie ragioni e purtroppo cercare di mostrare di avere un po' di peso elettorale. Perché c'è il problema di una legge elettorale con una preferenza unica, puoi essere bravissimo, simpaticissimo, ma se non riesci a coalizzare ed essere effettivamente rappresentante di qualcosa o di qualcuno o di un movimento di esigenze giovanili, difficilmente riuscirai ad entrare nel mondo della politica. Il consiglio che do è di cercare di avvicinarsi nuovamente a fare politica. Il Partito Democratico dà un'altra possibilità, ci sono le possibilità di fare delle liste per poter concorrere alla creazione del Partito Democratico, non dico a livello regionale che è più difficile e nazionale, ma su base provinciale e comunale, se anche in questo caso sono fatte delle primarie, potrebbe essere una bella cosa fare una lista composta solo da under 35, dove effettivamente portare le nostre istanze e le nostre esigenze nelle sedi che contano. Speriamo che sia possibile. Io da sempre, voglio dire, da quando più o meno ho 17-18 anni, mi impegno per questo. Spero di riuscire a farlo con qualcuno, con te pure, visto che abbiamo già fatto qualcosa insieme, e perché no con qualche altra persona. Va bene, allora io ti ringrazio intanto, poi per il resto ne parliamo, perché io ormai, diciamo, sono uno di quelli che è rimasto fuori, ma al momento è fuori che sta lì a guardare per una serie di motivi, anche perché il lavoro che stiamo facendo ci porta anche a essere un po' super partes, quindi dare una mano magari ai giovani. E qua io voglio sottolineare una cosa soltanto: i giovani di destra e di sinistra,
dare una mano che emergano, perché la classe, il ricambio dirigenziale serve sia a destra che a sinistra e sarà il bene di tutti. Voglio ringraziare per l'attenzione gli amici di videocorigliano.it, ci vediamo sicuramente prossimamente.